mister a caldo si aspettava questa sconfitta? Ma la sconfitta per come abbiamo giocato non me l'aspettavo, perché penso che abbiamo dominato per lunghi tratti questa partita. Poi dopo l'1-0 meritatamente penso che siamo andati in vantaggio, dopo che avevamo cercato tutti i modi per segnare. Abbiamo avuto un piccolo calo che ci è costato 2 gol, quasi fotocopia. Purtroppo non abbiamo avuto la forza di reagire al pareggio loro, dovevamo un po' ricompattarci, però le forze fisiche a questo punto del campionato stanno iniziando a mancare. Tutto sommato abbiamo perso contro una buona squadra. Penso che oggi comunque la sconfitta non l'abbiamo meritata. C'è un dato comunque molto particolare, perché come avevamo sottolineato precedentemente con il presidente La Fosse, avevamo visto appunto come la vostra difesa nelle ultime 2 giornate avesse subito già 4 dei 7 gol, oggi altri 2 arrivano addirittura a 9 gol, quindi c'è un calo fisico e psicologico anche nella retroguardia della sua squadra. Ma soprattutto un calo psicologico, stiamo subendo purtroppo delle reti su delle disattenzioni, anche oggi su una disattenzione centrale abbiamo preso 2 gol, purtroppo quando ci va tutto male questo è il calcio, a volte ti tirano in porta una sola volta e ti fanno 2 gol. Oggi penso che hanno tirato in porta 2 volte, una volta che hanno preso un palo su una parata di Ramun. Noi penso che non siamo stati bravi come al solito, purtroppo noi siamo una squadra di categoria che quando ci manca qualcuno soffriamo tantissimo. Oggi ci mancava Mirabelli, difensore centrale, abbiamo sopperito con un esterno mettendo il difensore centrale, e in effetti si è visto poi sulle palle alte, sulle palle laterali abbiamo sofferto un pochino. Siamo qui con il mister del San Biase, Fanello. Mister, si aspettava lei una vittoria dopo quel gol di Salandria a pochi minuti dal secondo tempo? Bisogna crederci sempre, è normale che il gol della Rossonese poteva metterci in difficoltà e poteva essere il classico colpo del cappò. Siamo stati bravi a crederci, abbiamo fatto qualche spostamento tattico e quei ragazzi che sono entrati insieme magari ai cambi tattici fatti hanno fatto sì che portassimo a casa i 3 punti. Una partita un po' ambigua, perché nel primo tempo abbiamo assistito forse non a un bellissimo spettacolo, una partita più tattica, più combattuta, mentre nel secondo tempo una partita molto più allegra, più vivace, con molti più spunti. Cosa è cambiato secondo lei? Guardi, nel primo tempo forse qualcosina in più l'ha fatta il San Biase a livello di palleggio e di qualche conclusione in porta, non niente di eccezionale, sì. È stata una partita abbastanza tattica, ma sono quelle classiche che a partita tu puoi quanto vuoi stemperare, però c'è quell'adrenalina in più, quella tensione in più che fa sì che magari ci vuole più tempo affinché i giocatori si sciolgano. L'ingresso di Perri quindi è stato decisivo? Guarda, a me non piace parlare dei singoli, sicuramente Matteo era reduce da un infortunio, ha fatto gol, poi per i giornalisti è così, ha fatto gol e quindi ha cambiato la partita. Per me tutti i 18 convocati hanno fatto bene.